Ciao, questo è HP Stream 11, il nuovo piccolo portatile da 11,6 pollici di casa HP, appunto, che si presenta con un prezzo veramente interessante. Parliamo di $199 sul mercato USA, dove questo device viene venduto. È sicuramente un terminale che vuole entrare in competizione con altri device della categoria, come per esempio l'Asus e BookX205 che abbiamo visto poco tempo fa e di cui trovate la recensione sul canale, ma vuole anche entrare in competizione con i Chromebook. Infatti porta un prezzo basso, un form factor abbastanza simile, ma fa di un'esperienza, se vogliamo, più completa, soprattutto offline, il suo punto di forza, dato che su questa macchina troviamo Windows 8.1 with Wings, quindi una piattaforma su cui possiamo installare praticamente tutti i programmi che vogliamo e quindi avere un utilizzo ottimo anche offline, cosa che magari sui Chromebook non è sempre possibile. Prima di andare a vedere nel dettaglio l'HP, volevo soltanto ringraziare tutti per i mi piace, le condivisioni e i commenti, e volevo invitarvi a continuare a commentare, dirci quello che vi piace e quello che invece vorreste cambiare nei nostri video. E se non lo avete ancora fatto, vi vorrei invitare ad iscrivervi al canale per vedere poi tutte le nostre future recensioni. E adesso partiamo con la video recensione completa di questo HP Stream 11, che si è rivelato un piacevole compagno di viaggio in questi giorni di utilizzo. Partiamo come nostra consuetudine dal design, un po' particolare non tanto per le linee che sono molto classiche, molto semplici e arrotondate per questa linea di dispositivi, è forse più particolare per la colorazione, perché è disponibile solo in rosa e in blu. Inizialmente temevo che questo blu lo rendesse magari troppo simile a un giocattolo, diciamo, poco serio. Invece HP ha utilizzato uno stile particolare, interessante, soprattutto la lavorazione del policarbonato della scocca, che è opaco, con una lavorazione molto piacevole perché non trattiene troppo le impronte ed ha anche un bel aspetto alla vista. Mi ha convinto poi, dopo pochi giorni di utilizzo, che fosse un terminale che non sfigurerebbe anche durante una riunione di lavoro o comunque una situazione un po' più formale. Ho apprezzato molto la parte interna, dove abbiamo questa sfumatura, questo gradiente tra il blu della parte esterna e l'indaco, il tutto completato da un pattern a puntini molto azzeccato, molto piacevole. Ottima la tastiera, che fa sia una bella impressione a livello visivo, ma soprattutto è molto comoda. Come potete vedere è ampia, sembra presa in prestito da un device di taglia superiore, almeno da un device da 13 pollici, molto piacevole per scrivere, ha una buona corsa e i tasti hanno una corsa, diciamo, abbastanza ampia da permetterci di scrivere bene anche testi lunghi, non traballano i tastini, cosa che invece purtroppo su alcuni terminali di fascia bassa può succedere. Mi ha convinto anche scrivendo gli articoli, anche scrivendo lunghe mail. Non mi ha convinto così tanto il trackpad, che pur essendo abbastanza ampio e permettendo di utilizzare tranquillamente due dita per le gesture di Windows, non ha un'ottima risposta. All'inizio tra l'altro ho impostato un delay fra il tocco, quindi un ritardo fra il tocco e l'attivazione del trackpad, pensato per ridurre i tocchi accidentali, ma che devo dire ho trovato abbastanza scomodo e ho disattivato subito. Anche disattivando quello, comunque la risposta non è sempre ottimale, ogni tanto diciamo che si litiga un po' col trackpad, quindi se avete intenzione di prendere questo HP, il mio consiglio è di dotarvi di un buon mouse wireless USB. Punto forse un po' più dolente di questo HP è il display. Si tratta di un pannello LED da 11,6 pollici con una risoluzione di 1366x768 pixel, quindi alla fine abbiamo una densità di 260 ppi circa, che è un valore più che sufficiente, adatto a questa categoria, ampiamente nella media, che ci permette di visualizzare bene le scritte anche piccole, discretamente bene le immagini, i video. Certo, riproducendo video full HD non vedremo quei miglioramenti rispetto all'HD che abbiamo su terminali con un display migliore, però è logico e non ci si può aspettare molto di più. Forse quello che mi ha colpito un po' di meno è stata la resa a livello di luminosità. Infatti non è luminosissimo, la maggior parte del tempo ho dovuto tenere la luminosità sopra l'80% e molto spesso al 100% per riuscire a vedere bene anche in ambienti in cui la luce non era troppo ostica. Per fortuna ha una lavorazione, lo schermo, opaca, che aiuta veramente tanto, soprattutto all'esterno, perché riduce di molto i riflessi e quindi va un po' a compensare questa mancanza di luminosità. Gli angoli di visuale sono più o meno quelli che ci si aspetta da un terminale di fascia bassa, da un display low cost come questo, quindi sono abbastanza ristretti sulla linea verticale, inclinando anche di poco rispetto all'angolo giusto di visuale. Abbiamo un viraggio anomalo e brutto dei colori e quindi siamo impossibilitati a usare il device. Sull'angolo, sulla linea orizzontale è migliore, abbiamo un angolo più ampio, quindi non tanto male. La resa cromatica non è ampissima, però è abbastanza buona. Certo che se dovete lavorarci per fare lavori di grafica non sarà lo schermo della vita, ma anche questo non è un PC pensato per quella tipologia di utilizzo. L'hardware che va ad animare questo display
È abbastanza basic, niente di esagerato come ci si aspetta da un terminale da $199, però dà delle discrete soddisfazioni. Abbiamo infatti un Intel Celeron N2840 che è un dual core con i due core settati a 2,16 GHz di base, se non mi sbaglio arriva fino a 2,58 di frequenza di burst. Il tutto è accompagnato da 2 GB di RAM che però sono saldati, sono integrati nel SoC, quindi non possono essere ampliati, e da una classica Intel HD Graphics. La memoria affidata a un eMMC da 32 GB, quindi forse questo è un altro punto un po' dolente di questo terminale, 32 GB, di cui alla fine meno di 22 a disposizione dell'utente finale, non sono tanti, soprattutto se volete conservare musica, foto, video e tanti documenti sul device. Sì, l'eMMC ha un vantaggio, è leggermente più rapido e reattivo dei classici HDD, non è alla velocità di un disco a stato solido, certo, ma è già piacevole, perché quando si accende il terminale va ad accendersi abbastanza rapidamente e ad essere pronto e reattivo in pochi secondi. Per sopperire un po' a questa mancanza di memoria abbiamo due possibilità: ci sono 100 GB gratis per un anno su OneDrive offerti con questo device, e poi c'è lo slot per SD sul lato sinistro che ci permette di ampliare la memoria, però solo fino a altri 32 GB, non legge card dalla dimensione maggiore. È un po' un peccato, però comunque 32 GB è già un SD che ci permette di raddoppiare la memoria interna senza spendere tanto. Il resto del comparto di porte si va a comporre di una USB 2.0, una USB 3.0, l'entrata per l'alimentatore naturalmente, e il jack da 3,5 mm combinato per cuffie e microfono. La connettività è garantita da un modulo Bluetooth 4.0 e dal Wi-Fi BGN. Questo comparto hardware non brilla particolarmente, è sottoposto ai benchmark, tra l'altro trovate i risultati di diversi test nella nostra recensione testuale che è linkata qui sotto. Logico che fosse così, non ci si poteva aspettare risultati esagerati da un terminale di questa fascia di prezzo e con questa componentistica, però devo ammettere che nell'esperienza d'uso quotidiano il terminale mi ha dato delle buone soddisfazioni. Ero partito forse un po' prevenuto rispetto a questo dispositivo, non pensavo mi facesse così piacere l'utilizzo di tutti i giorni, invece devo ammettere appunto che è stato quasi sempre fluido, discretamente reattivo, mi ha permesso tranquillamente di navigare su internet con 5-6 schede aperte, e appunto la fortuna di avere Windows 8.1 with Bing installato è stata quella di poter mettere praticamente tutti i programmi di cui ho bisogno nel quotidiano. Certo che andando a stressare il terminale con dei programmi più pesanti, quindi parliamo di Photoshop, quindi parliamo di qualche prova di rendering con Premiere Pro CC, vediamo dei lag, vediamo dei rallentamenti, ma è ovvio, non si tratta di un terminale pensato per quella possibilità. Poi te lo permette di fare, perché comunque abbiamo detto a Windows 8.1, perché comunque il discreto processore riesce a far girare questi programmi, non in maniera fluidissima. Se cerchiamo di andare a lavorare su immagini molto pesanti o facciamo delle elaborazioni complesse, ci sono dei rallentamenti e anche certe volte abbastanza lunghi, però per dei piccoli ritocchi, per qualche lavoretto al volo e qualche modifica veloce, devo dire che se l'è cavata discretamente bene. Veniamo forse al punto che mi ha lasciato un po' più interdetto: l'autonomia. Questo HP Stream 11 non mi ha portato a fine giornata con un uso veramente intenso. Diciamo che tenendo un utilizzo medio si va fra le 5 e le 7, 8 ore, se non si usa tanto la connettività wifi e non si mette troppo sotto sforzo, 5 ore se invece lo si fa lavorare veramente tanto, sempre connesso, magari in punti in cui il segnale di wifi non è stabilissimo, quindi magari deve sforzare un po' di più, allora lì logicamente l'autonomia si abbassa. Mi sarei aspettato qualche cosina in più da questo punto di vista. Diciamo che non è un terminale che se lo si usa costantemente per tutto il giorno senza ricaricarlo ti porta da mattina a sera nella giornata lavorativa, però ci si avvicina molto e per l'uso che ne ho fatto io è andata più che bene, perché spesso e volentieri a metà giornata ho la possibilità di metterlo sotto carica per un po' e quindi ricaricare un po' la batteria. Se cercate un terminale che faccia tranquillamente 8 ore di uso intensivo, questo potrebbe darvi problemi.
In conclusione, comunque, l'HP Stream 11 è un device che mi ha colpito molto, lo trovo davvero buono perché ha un prezzo accattivante, $199 sono veramente pochi per un device che ti dà un'esperienza d'uso abbastanza completa, perché Windows 8.1 permette di installare più o meno tutti i software di cui c'è generalmente bisogno. Non bisogna poi neanche, tra l'altro, rinunciare troppo al gaming, certo non girano i titoli AAA, però se si vanno a cercare dei videogiochi indie o dei videogiochi di qualche tempo fa, si riesce addirittura a soddisfare qualche piccolo sfizio videoludico, quindi non è male. Lo consiglio quindi sicuramente a chi cerca un secondo PC molto portatile, economico e che non richieda un'enorme potenza di calcolo, o anche a magari chi è meno avvezzo alle nuove tecnologie, non ha bisogno di una potenza computazionale molto elevata, ma vuole un piccolo PC carino, molto portatile e abbastanza completo per l'utilizzo quotidiano. Per evolution.it è tutto da Gianluca Celignano. Ti è piaciuto questo video? Allora clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Facendo così ci aiuterai a crescere e a creare dei contenuti sempre migliori. Puoi continuare a seguirci cliccando sul pulsante iscriviti al canale e puoi rimanere in contatto con noi tramite i nostri social, Twitter e Facebook, dove potrai tra l'altro interagire direttamente con noi e porti le tue domande. Aiutaci a crescere e avremo modo di proporti recensioni e video sempre più belli.